Cecchi Paone e Simone festeggiano l'anniversario all'Isola, luna di miele indimenticabile. Coppia nella vita e anche all'Isola dei Famosi. Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini sono sbarcati in Honduras nel corso della prima puntata del reality di Vari Blasi. In onda lunedì 17 aprile su Canale 5. A differenza degli altri naufraghi, i due non si sono tuffati dall'elicottero, ma hanno attraversato il mare con la zattera dell'amore, a bordo della quale hanno festeggiato il loro primo anniversario. La coppia di innamorati è approdata sull'isola a bordo della zattera dell'amore, sulla quale hanno trovato una cassa in legno contenente una sorpresa. Ilari Blasi ha invitato Cecchi Paone e il fidanzato ad aprirla, all'interno una bottiglia di spumante per brindare al loro amore. "È il primo anno che stiamo insieme e lo festeggiamo qui, che meraviglia", ha detto il giornalista. La conduttrice gli ha poi chiesto se volesse dedicare a Simone qualche frase romantica vista l'occasione. Il naufrago ha risposto: "Quando mi chiedono perché sto così bene con lui, ormai da un anno, cito un vecchio film che si ricordano le mamme e le nonne. Ti ho sposato per allegria. Oltre che una persona serissima e molto affidabile. Mi fa impazzire da ridere, mi tiene allegro e in perenne stato di divertimento. Ci vuole", ha detto poi Simone Antolini. "È una luna di miele indimenticabile. Sapeva a cosa andava incontro", ha concluso Cecchi Paone. La storia d'amore tra Cecchi Paone e Simone, 24 anni, è iniziata lo scorso aprile via social. I due hanno iniziato a scriversi, per poi incontrarsi a Rimini per la prima volta, dove è scattato qualcosa. Questa estate hanno trascorso le vacanze insieme al mare, dove sono stati paparazzati dal settimanale Chi mentre si scambiavano abbracci e tenerezza a bordo di una barca. Da quel momento per Antolini è iniziato quello che, intervistato dal Corriere della Sera, il 23enne ha definito un incubo. Persone che lo conoscevano hanno iniziato a commentare quegli scatti in maniera aggressiva, tanto che ha dovuto chiudere il suo profilo Facebook.